Sia lodato Gesù Cristo. Bella questa preghiera, Sia lodato Gesù Cristo. Io sono sempre felicissimo di essere qui perché per me mia moglie e i miei figli è come una seconda casa, lo dico sempre, ed è la verità, è la verità. E sapete, i nomi sono importanti. Il vostro nome è importante, i vostri genitori vi hanno dato il vostro nome perché magari sono stati ispirati da qualcuno, un personaggio, una persona, un parente, magari le cui virtù, le cui qualità volevano che rivivessero in ognuno di voi. Non è così? E quindi, in un certo senso, ogni nome è una storia. E ogni nome, in qualche modo, è unico e ripetibile in tutto il mondo. Tranne qui in Sicilia, dove una persona su tre statisticamente si chiama Salvatore. Questo cosa significa? Che alla vostra destra o alla vostra sinistra uno dei due si chiama Salvatore, se no siete voi che vi chiamate Salvatore. No, non lo so se è vero questo. Ci sono un sacco di altri bellissimi nomi come Titi, Salvo, Turi, Totò. Va bene, sono le battute di un milanese, abbiate pazienza. E noi cristiani, quando diamo i nomi ai nostri figli, andiamo sempre ad attingere alla fine dove? Alla Bibbia. Perché? Perché nell'Antico Testamento troviamo nomi di profeti, patriarchi, nel Nuovo Testamento gli apostoli, i discepoli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Paolo, per esempio, oppure i santi, Pio, Francesco, il mio nome, per esempio. Perché? Perché? Perché vogliamo che i nostri figli in qualche modo abbiano un'eredità spirituale da portare avanti. Io ho quattro figli, il primo si chiama Samuele, che è il profeta Samuele, il secondo Davide, è Davide, poi ho Giuseppe, il terzo, che però non è il padre putativo di Gesù, ma è il patriarca, Giuseppe venduto dai fratelli, una storia bellissima, non so se la conoscete, senz'altro sì. E poi infine la piccola Elisabetta, che stranamente non sta piangendo. Di solito è il sottofondo il suo pianto. E sapete che Elisabetta, in uno dei suoi significati etimologici dall'ebraico, è Dio è fedele, Dio mantiene sempre le sue promesse. Però io oggi voglio concentrarmi su il mio secondo figlio, Davide. Quindi Re Davide, perché Re Davide in qualche modo ci guiderà in questa piccola riflessione. Davide, l'uomo con il cuore secondo Dio. Pensate che in tutta la Bibbia mai con nessuno Dio ha usato questa affermazione: lui è l'uomo con il cuore come il mio. Solo Davide lo ha fatto. Ma chi era Davide? Molti di voi conoscete la storia, ma molti magari no, e quindi velocemente cercheremo così di farci accompagnare da lui in questa riflessione. Davide era un ragazzo sui 15 anni, immagino, ottavo di 8 figli di un pastore del tempo di nome Jesse, siamo in Israele. E nascere ottavi di 8 figli in una famiglia di pastori era un po' un problema, perché i pastori valevano quasi nulla dal punto di vista sociale a quel tempo. E poi di solito erano i primi figli che prendevano tutto, quindi alla meglio avrebbe fatto il pastore tutta la vita, avrebbe servito i suoi fratelli, ma avrebbe potuto dire poi un domani mi faccio la mia attività, mi creo il mio futuro, vado all'università, non c'erano neanche le scuole. Quindi insomma non poteva aspirare a nulla, ma sapete qual è il fatto? Che a Davide non importava, Davide amava le sue pecore. La scrittura dice questo, che lui amava così tanto le sue pecore che anche se veniva l'orso o il leone, lui non faceva come gli altri pastori. Arrivavano i predatori, portavano via il gregge grande, ma la pecora anziana, quella più piccola, mi dispiace. No, lui combatteva, la strappava dalle fauci, perché le amava. Le amava tutte e non gli interessava nulla della scalata sociale, familiare. Aveva un cuore puro. Ecco perché Dio lo vedeva. Questo è il tempo in Israele dei giudici. Siamo nel primo libro di Samuele.
E Dio aveva stabilito che Israele, a differenza di tutti gli altri popoli intorno, gli Amorrei, gli Ittiti, i Gebusei, adesso ce ne sono un sacco, non avesse un re. No, Israele sarebbe stato guidato direttamente da Dio, attraverso dei giudici, dei profeti, come per esempio il grande Samuele di quel tempo. E però, come succede sempre, Israele si stanca dei comandi di Dio e dice no, tutti hanno un re, vogliamo anche noi un re. E non c'è niente da fare. A un certo punto Dio dice ok, sceglietevi un re, però lo sceglierete voi, non sarà una mia scelta, lo sceglierete voi. Sì, va bene, e si scelgono un prode, forte, muscoloso, valoroso, carismatico, di nome Saul. Un uomo che se fosse nato oggi sarebbe stato come Emanuele Fargione, per esempio. Un vero uomo, nero, carismatico. Ma appunto, come aveva predetto Dio, ben presto Saul devia, inizia a disprezzare la parola di Dio, a non obbedire più ai comandi che Dio tramite Samuele gli dava, e a un certo punto Dio dice: Samuele, ho deciso che Saul non sarà più re di Israele. Mi sono scelto un uomo secondo il mio cuore, tre figli di Jesse, vai da lui. Allora in gran segreto ovviamente, Samuele va da questo Jesse, che è lì con i suoi sette figli. Pensate, Davide non l'aveva neanche calcolato. Arriva Samuele, vede il primo, sicuramente lui, bello, forte. No, Dio gli dice, non è lui. Arriva il secondo, no, neanche lui. Terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Nessuno di loro. Dice, ma sono tutti qui? No, c'è anche il più piccolo, Davide, ma è lì con le pecore. Chiamano. E quando arriva Davide, Dio dice a Samuele, è lui. Perché l'uomo giudica secondo le apparenze, ma io giudico secondo il cuore. Che bella questa cosa. Magari non ci sentiamo apprezzati, ci sentiamo i più limitati, quelli che non hanno avuto gli aiuti necessari, ci sentiamo gli scartati della società. Ma agli occhi di Dio, se abbiamo un cuore come quello di Davide, arriverà presto il nostro giorno. Arriverà il giorno in cui Lui ci eleverà sopra gli altri, sopra quelli che il mondo raccomanda. Ma davanti a Dio, alla potenza di Dio, anche se noi ci sentiamo gli ultimi, Lui ci farà primi se avremo un cuore come quello di Davide. E così Samuele lo unge re di Israele. Però ovviamente Samuele guarda Jesse guarda Samuele e dice: se qui Saul viene a saperlo, fa fuori Davide, i suoi fratelli, te, me, anche le pecore, tutti quanti. Quindi tengono tutto in segreto per diversi mesi, fino a quando Dio suscita Golia per fare di Davide. Non l'avete mai sentita in questa chiave? Dio suscita Golia per far diventare Davide re. Perché mi piace questo modo di dire la cosa? Perché vedete, a volte noi vediamo i nostri Golia, questo gigante di 3 metri, la sapete la storia, le nostre sfide più impossibili come dei limiti. Perché Dio ha permesso questa cosa qui? Ma come potrò mai vincere questa sfida? È troppo grande per me. E invece quello è il tuo trampolino di lancio per fare un salto in avanti. Se non avesse incontrato Golia, Davide non sarebbe stato mai re. Ci avete mai pensato? Come possiamo cambiare la nostra prospettiva? Mi sembra, adesso mi viene in mente adesso, che per i cinesi la parola problema, in una delle sue possibili traduzioni, è opportunità. Bellissima, bellissima. In che modo affronteremo adesso i nostri problemi? Sì, fatevi avanti, perché Dio è con me. Sono pronto alla promozione. Diciamo amen. Amen. E poi la storia la sapete. Quindi arriva Golia, questa sfida, Davide vince Golia e diventa l'eroe nazionale. Saul lo mette a capo delle sue schiere, vince un sacco di battaglie e diventa così famoso, importante, amato dal popolo, che Saul diventa invidioso. Non lo vuole più vedere perché non è più lui l'eroe nazionale. E allora dice la scrittura che uno spirito maligno gli mise nel cuore di ucciderlo.
fa cacciare, mette una taglia sulla testa di Davide, lui scappa, lo cerca, lo vuole uccidere, ma per ben due volte Davide avrà l'occasione di uccidere Saul. È lì. Persino i suoi compagni gli dicono: eccolo qui, Dio te l'ha messo nelle mani, uccidilo, sarai tu. Ma guardate ancora una volta il cuore di Davide. Che cosa dice? No, non sia mai che io tocchi colui che Dio ha messo sul trono di Israele, sarà Dio a pensarci per due volte. Quante volte vorremmo far fuori i nostri leader, i nostri moderatori, eh? Quante volte, magari che non ci sentiamo apprezzati o fanno chissà che cosa, ma ci metto dentro anche i preti, tutti. Quante volte ci hanno ferito perché magari chi ha avuto questa possibilità di comandare, diciamo anche, ha usato male il suo potere, e noi cosa vorremmo fare? Che Dio li facesse fuori subito così. E invece, se vogliamo le benedizioni di Dio, dobbiamo avere un cuore come quello di Davide, che cosa fa? Prega per Saul, per il suo nemico. E poco dopo Saul morirà in guerra e Davide diventerà re di Israele, governerà, vincerà, Israele sarà forte, potente, abbondante, fino a un altro momento chiave. La scrittura dice così: quando i re erano soliti scendere in battaglia per Israele, Davide quella volta decise invece di rimanere a Gerusalemme e sollazzare sulla terrazza. Lui dice: vabbè, ma io ormai sono il re, dai, andate voi a combattere, andateci voi. Io sto qui con la mia bella piscina privata, cocktail, ombrellino, occhiali da sole, sto parafrasando. Sono il re dopo tutto, con tutto quello che ho passato. E succede che lui vede una bellissima donna fare il bagno. Allora si informa, chiama il servo e dice: ma chi è quella lì? Ah, quella è Bezzabea, è la moglie di Uria l'Ittita, uno dei tuoi guerrieri più forti e fedeli, che adesso è al fronte. Ah, è al fronte? Ah. No, era così per chiedere, eh. Magari fatela venire pure a corte per fare quattro chiacchiere. Poi da quattro chiacchiere diventano 8, 16, 32 e alla fine se la porta a letto. E vabbè, dai, succede anche i migliori. Vabbè, dai, lui è il re dopo tutto, capita, no? Vabbè, ma chi si è visto, si è visto. Se non che dopo due o tre settimane, immagino, citofonano alla porta, fa rispondere Davide e Bezzabea. Ciao Bezzabea! Non è scritto così nella Bibbia, eh? La storia che... Come va? Sì, bene. Cosa ci fa? No, passavo di qui, sai, sono incinta. Sono incinta. E qui il mondo di Davide inizia a crepare. Perché sapete, a quel tempo non erano evoluti come noi. Beh, adesso lo risolviamo subito, vai al consultorio, abortisci, uccidi il bambino. Quelli invece erano selvaggi, i bambini li salvava. Non come noi, diritti. No, sapete in che società viviamo. E allora Davide che cosa fa? Dice: se il popolo inizia a pensare che mentre i suoi soldati sono al fronte a morire, il loro re va a letto con le loro mogli, è la fine. È la fine. Mi prendono, mi destituiscono, mi linciano. È finito tutto, tutto. Ma poi il diavolo gli dà un ottimo consiglio, perché il diavolo gli dà un sacco di consigli. Prima ti fa i danni e poi ti dà la soluzione. Richiama dal fronte Uria l'Ittita, mandalo a casa, un congedo premio. Vai, vai, vai da Bezzabea tua moglie, vai. Va bene, il bambino nascerà un paio di mesi prima, immagino. Sì, avrà i capelli come quelli del re, il naso come quelli del re, gli occhi come quelli del re. A Milano diciamo, è il figlio del prete. Guarda, è proprio come il prete, il papà. Dai, sto scherzando, ovviamente. Ci sono le suore, adesso ci caccia. Vabbè, dai, capita, no? Se non che non aveva fatto i conti con una cosa, Davide. Che Uria l'Ittita era un uomo timorato di Dio. Era un uomo fedele al suo re, che disse cosa? Mentre i miei compagni muoiono al fronte, io me la spasso con mia moglie. No, starò qui a guardia della porta della cittadella.
Davide dice: no, no, vai, vai a casa, vai a casa. No, resterò qui. Una volta, alla fine, non accetta. E Davide si fa prendere dall'ira, perché vede in Uria l'ittita colui che avrebbe distrutto tutto il suo regno. E cosa fa? Lo rimanda al fronte, in prima linea, nel posto dove morivano tutti i soldati. E infatti, poco dopo, Uria l'ittita fu ucciso. Ma quello come si è permesso? Come si è permesso? Io sono il re di Israele. Lui non sa le mie responsabilità. Non mi ha obbedito. Va bene. Tanto nessuno si ricorderà di questa storia. Il problema è che Dio si ricorda di tutto. E Dio manda un altro grande profeta da Davide. Nathan. E va da lui e gli dice: che cosa hai fatto, Davide? Dio ti ha preso dalle pecore, ti ha elevato a re. E tu che cosa hai fatto? Ti sei macchiato di adulterio e omicidio. Perché, Davide? Tu? Dio ti toglierà la corona, il trono, e persino quelli di casa tua cercheranno la tua vita. E lì Davide si ricorda di essere un cristiano. Cade in ginocchio, piange, si pente. E allora Dio, tramite il profeta, dice: la tua colpa è perdonata, Davide, ma non la tua pena. E infatti Davide sarà spodestato dal suo primogenito, al Salonne, che prenderà il suo regno, cercherà di togliergli la vita, addirittura si coricherà con le sue concubine. Cercherà per ucciderlo fino a quando poi Assalonne morirà e Davide ritornerà fino alla fine dei suoi giorni come re di Israele. E avrà un figlio, Salomone. Salomone poi sarà, dalla sua discendenza nascerà Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Ok, veniamo a noi. La sapevate la storia più o meno? Sì, no? Più o meno. Che cosa ne viene a noi? Vi faccio una domanda. Secondo voi qual è stato, di tutta questa sua storia meravigliosa, il momento più glorioso della vita di Davide? Qual è stato l'apice, spiritualmente parlando, di gloria del re Davide? Quando era un umile pastorello, innocente? No. Quando ha sconfitto Golia? No. Quando finalmente è diventato re? No, il momento più glorioso della vita di Davide è stata la sua caduta. Quell'esperienza di caduta, umiliazione, rovina, perdita è stato il momento più glorioso di Davide, perché da quell'esperienza è venuto fuori il miglior Davide, il Davide con il cuore secondo Dio. Vedete, noi conosciamo Davide, l'uomo con il cuore secondo Dio, non tanto dal primo e secondo libro di Samuele, con le sue imprese, le sue vittorie, i suoi successi, le sue avventure, ma dal libro dei Salmi, da quell'esperienza di dolore, di caduta, di peccato, è nato il libro dei Salmi, che non è un libro meraviglioso a livello letterario, spirituale, poetico, un capolavoro di Dio, di un uomo valoroso, integro, forte, ma di un uomo che cade, un uomo pieno di insicurezze e di difficoltà, ma un uomo che vede in Dio l'unica sua risorsa, un uomo fallace, non un superuomo. Quel meraviglioso Salmo che poi nasce proprio dall'episodio di Bezzabea, Salmo 150. Pietà di me, o Dio. Nel tuo grande amore perdona il mio peccato. Contro di te, contro te solo ho peccato. Ciò che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, ma tu sei retto nei tuoi giudizi. Oh Signore, io confido in te, rendimi la gioia di essere salvato. Quel Davide ha dovuto passare quel bivio
per diventare il Davide che noi tutti conosciamo, un eroe della Bibbia, un uomo di Dio, un patriarca. E non è l'uomo prima di Betsabea, ma è l'uomo dopo, che ha sperimentato, affrontato quel bivio. Vedete, lui ha affrontato un bivio. Quale? Da una parte, davanti al suo peccato, vivere una vita fino alla fine dei suoi giorni di amarezza, di rimpianti, rimorsi. Oh, perché ho fatto quello? Perché sono caduto? Ho rovinato tutto, ho rovinato la mia famiglia, ho perso il lavoro, ho distrutto tutto. Che poi diventa rancore. Ah, ma era colpa sua, è stato colpa di lei, colpa di quello là, che poi diventa colpa di Dio, perché ha permesso tutto questo. Non è sempre così. Oppure l'altra strada del bivio, quella in cui smetti di dare la colpa a destra e a sinistra, ti umili davanti al Signore, ma dici: io confido in te. Da quell'episodio Davide ha smesso di confidare nella sua forza, nella sua santità, nella sua integrità, nella sua virtù, e a confidare solo e unicamente sulla grazia di Dio. E allora sì che da questo fuoco che lo ha incenerito, dalla cenere Dio ha tratto oro, oro dalla cenere. E fratelli e sorelle, quello che Dio vuole fare questa sera con ognuno di noi si porta dietro delle cadute, dei peccati o delle situazioni nella salute, nei fallimenti di ogni tipo, delle ferite che sono proprio come quello che ha passato Davide. E anche noi possiamo essere davanti a questo bivio e questa sera prendere la strada giusta, la strada di Davide, e iniziare una risurrezione. Io lo so che dietro a certi volti che noi vediamo qua sembra che tutto vada bene, ma io lo so che ci sono queste ferite dentro il cuore, queste cadute. Fratelli, noi siamo come Davide. E se Dio ci ha chiamato qui stasera è perché vuole fare un miracolo. Non siamo qui a scaldare la sedia, a fare un po' di agape. Noi siamo qui per vedere la gloria di Dio. Io sono qui per vedere la gloria di Dio. Perché il Signore sta tornando per una Chiesa santa, forte, potente. Non possiamo vivere la nostra vita ancora in quelle ferite, in quei fallimenti, in quella autocommiserazione. Ci vuole risorti. Dicevamo l'altro ieri durante la riunione che facevamo, la cosa peggiore per un padre è quando il figlio perde la speranza dopo aver sbagliato, perché non crede più che suo padre è abbastanza buono da dirgli: non mi importa niente della tua caduta, io voglio vederti che tu credi in me, io ti rialzerò, io farò di te una luce nella notte e le tue cadute saranno la tua testimonianza. Non importa quello che hai fatto, io voglio fare di te un testimone di luce, perché il mondo là fuori ha bisogno di gente così, che ha passato l'inferno, non santini, ma gente che cade, gente che non è niente, ma che confida in Dio e c'ha il fuoco negli occhi, perché ha trovato grazia, perché tutto è grazia, tutto è bello, c'è sempre speranza, non è troppo tardi. Anche se abbiamo visto la distruzione della nostra vita, Dio ti dice: oggi voglio fare di te una cosa nuova, ho un nuovo progetto, credi in me. E oggi lo sta dicendo a ognuno di voi. Adesso tra poco ci sarà il Santissimo Sacramento, che è la presenza reale di nostro Signore. Sarà qui in mezzo a noi e il Signore ci chiamerà a portare questi pesi, ognuno ai suoi, davanti a Lui, ma non con l'autocommiserazione. Cose di 20 anni fa, 30 anni fa, situazioni, no, ma con la fede di dire: Signore, ho sbagliato tutto, ma io so che Tu da oggi vuoi fare qualcosa di nuovo e meraviglioso, così meraviglioso che io non posso neanche immaginare. Lo credete o no questo? Siete venuti qui per questo o per altro? Volete tutta la grazia di Dio, perché oggi, questa sera, è disponibile per ognuno di noi. Ovviamente il gruppo canti, Titi, ci prepariamo a incontrare il Signore.
in questo momento santo e profetico, fratelli. Voglio condividere brevemente con voi la mia caduta. Una delle mie tante cadute. No, non ho ucciso nessuno. Daniela, puoi stare tranquilla, non ti ho tradito, anche se il Signore dice che tradiamo sempre, col cuore, con gli occhi. Però qualche anno fa, come condivisi con alcuni di voi, ho avuto un crollo psicofisico terrificante, senza motivo, senza un perché. Attacchi di panico, ansia, paura. Ma come, io, Signore, il tuo servo, io che voglio portare il tuo nome a chiunque, io che cerco di osservare tutti i tuoi comandamenti, cosa succede? Dove sei? Dio non rispondeva, non c'era più. E non sapevo perché. E sapete, quando hai questi crolli fisici, tutti i tuoi disturbi fisici, psicologici, vengono fuori perché hai le difese abbassate. È un principio anche naturale, penso. Io a 13 anni un giorno mi girai sul letto e sentii un fischio. Non è mai andato via. Calcolate gli anni. Il fischio si chiama acufene e sono sconvinto che, visto che dicono che uno su 5 o 6 ce l'ha ma non lo dice perché è una cosa orribile di per sé, senza cura, un fischio continuo, un rumore terrificante. E non è neanche l'udito, è una cosa neurale, non si sa che cos'è, un incubo. Poi un ragazzino di 14 anni. Chiedevo, cos'è? E il Signore ci mise la sua mano, perché comunque, sai, non pensandoci, no? Tu inizi a non pensarci, cerchi di pensare ad altro in qualche modo, no? Lo superi, diciamo, lo superi, poi ovviamente poi torna, se uno te ne parla, oddio, no, ecco, vedi, è terrificante. Ma il Signore mi ha sempre accompagnato, ma lì in quel momento, a 3000, usavo tutte le mie forze spirituali, preghiere, i miei figli sono testimoni di questo. Una campana, ma come faccio a vivere così? Come faccio? Non riesco più, non funzionano più le mie tattiche. Stavo malissimo, mesi. Fino a quando il Signore mi disse, quando smetterai di guardare al tuo problema e non guardare a me? Ma tu ti fidi di me? O ti fidi delle tue tecniche? Tu hai sempre fuggito il tuo problema. Io ti insegnerò a sfidarlo, a non avere più paura del problema. E sentì come una mano, non è che la sentì in un preciso momento, ma un giorno compresi che Dio aveva la sua mano su di me. Ed era una mano che mi diceva, io sono con te, tu non devi avere paura di niente. Quasi non lo sentivo più, ma non mi importava di sentirlo, non sentirlo. Ora, per la prima volta, dopo 40 anni nella mia vita, io potevo vedere il mio problema negli occhi e dirgli, non mi fai più paura, che ti sento, non ti sento, perché Dio è con me, perché Dio è con me. L'ha già vinto. Guardare negli occhi i vostri nemici non più con la paura, oddio, ma come vincitori. Io sono uscito da quel crogiuolo molto meglio di prima. Sì, non è che Dio ha solo rimesso la sua mano, no, mi ha fatto un uomo più forte di prima. Mi ha insegnato a non avere paura più di niente e di nessuno. Ed è quello che vuole fare con noi. Non ci farà come prima, dopo queste esperienze, ma meglio di prima, più gloriosi, più potenti, più forti, più colmi d'amore e misericordia da dare a tutti. È tutto un work in progress, ovviamente, ma la via è bellissima, la via di Dio, e oggi ci chiama a seguirla. Sì, noi le stelle cadenti, noi invece le vediamo sorgere, le stelle sono i figli di Dio che risorgono dalle loro ceneri, che diventano oro. Alleluia. Amen.